Gianni Colaccione, Libri.tv, oggi è il 9 ottobre davanti alla sede di Teleperformance a Via di Priscilla, una sede che sta chiudendo, alcuni problemi in corso. Siamo in compagnia di Assunta Linza, che è dipendente e anche RSU di questa azienda per la CGIL. Assunta, ci spieghi il motivo di questa piccola manifestazione, di questo sit-in e quello che sta accadendo? Guarda, è un atto prettamente simbolico, fondamentalmente è stata una scusa per rincontrarci noi, per con un gesto un po' così, quello di appoggiare i ceri, dirci ciao e provare a metterci un po' di ironia, a scacciare quello che poi fondamentalmente è l'amarezza che portiamo tutti quanti e nonché anche l'insicurezza per quello che sarà il nostro domani, visto che poi da domani fondamentalmente sarà ufficializzato che dal 1° gennaio siamo senza lavoro. Assunta, in questa sede, che è appunto piena di ricordi per molte persone, quando sei stata assunta, più o meno, quante persone lavoravano? Beh, eravamo quasi 800 persone nel 2007, poi nel 2010 si è iniziato tutto quanto il calvario delle procedure di licenziamento. Oggi, concludendosi Teleperformance questa sede, sono quasi 350 lavoratori che verranno licenziati. Sta accadendo qualcosa anche nelle altre sedi di Teleperformance? Beh sì, anche a Parco Leonardo la situazione non è delle più positive, perché se per un anno c'è stata la possibilità di pensare che si volesse puntare su quella sede, oggi con 180 esuberi e nei tavoli istituzionali una dichiarazione che preannunciano una nuova apertura di licenziamento col 2013... Probabilmente si tratterà di una seconda Priscilla. Assunta, tu sei lavoratrice e quindi conosci quasi tutte le persone che stanno qui questa sera. Secondo te, per questa vertenza si poteva fare qualcosa di più? A parte l'azienda, noi lavoratori potevamo fare qualcosa di più? Beh, con un po' di rammarico tocca dire che se forse quelli che siamo entrati qui dentro, o quantomeno quelli che siamo rimasti, avessimo pensato tutti quanti che era un lavoro, avessimo sin dall'inizio capito che fuori veramente non c'era nulla, che non c'era il di meglio. Forse, mi piace pensare, anche se fa male, poteva essere diversamente, però poi tutto contro abbiamo avuto. Abbiamo avuto la paventata riforma degli ammortizzatori sociali, istituzioni che sì, è vero, ci hanno aiutato più o meno fino all'ultimo, ma di fatto una società che chiude perché non ha lavoro e non ha fatto nulla per potersi rilanciare, un po' una partita persa fondamentalmente. E invece, diciamo, come RSU, riguardo al management, pensi che loro avrebbero potuto fare qualcosa di più e che cosa?
Anche in questo caso, con molto rammarico, dico che hanno saputo fare il loro, hanno saputo spaccare i lavoratori quando c'era da dividere i lavoratori, hanno deciso 3 anni fa che dovevano chiudere e ci sono riusciti. Se si potesse dire, cioè, se in un certo senso hanno peccato nella gestione, ma alla fine gli è stata fondamentale per arrivare anche a questo, quindi non credo che ci siano delle pecche nei loro riguardi. Poi chiaramente discutibile, sì, però tante cose discutibili, però alla fine col senno di poi sono arrivate a quello che volevano. Ultima domanda, Assunta, ci sono anche altre aziende del settore che stanno in difficoltà. Tu pensi che per i lavoratori delle performance ormai è arrivata l'ultima chance ancora, oppure stanno fuori tempo? È ipotizzabile un fronte comune organizzandoci con gli altri per fare qualcosa? Ma io vorrei pure sfatare questa cosa. La situazione dei call center è precaria, è sempre stata precaria. C'è stata un po' l'illusione con la circolare Damiano di poter diventare un lavoro e tutto quanto, ma è sempre stata precaria, perché se poi una circolare Sacconi ha cambiato tutto quello che poteva essere un percorso più o meno positivo avviato da Damiano. Poi in realtà quello che succede ad Almaviva è uno scenario diverso. Lì parliamo di una cassa ordinaria, parliamo di un'azienda che ha spostato il lavoro al sud. Loro avranno un anno di cassa ordinaria e dopo, dal 1 gennaio 2014, saranno fuori anche loro. È uno scenario diverso, quindi non vorrei che si facesse confusione sulle due vertenze, perché a volte si rischia che per cercare di capire e di contestare si facciano un po' una man bassa. È il settore call center che non funziona, ma tutto. Perché se un'azienda, se ci sono i committenti che pur di risparmiare mandano all'estero, mandano al sud, nessuno può vietare, vieta o controlli quello che succede, è normale che poi succedano carneficine sociali in questo modo. Un fronte unico, io personalmente ne ho fatte tante per Teleperformance, per i lavoratori di Teleperformance. Non vorrei che passasse il messaggio che butto la spugna, perché non è il mio carattere, però un fronte unico, tocca poi capire anche che cosa, con chi andiamo a rapportarci, perché se davanti ci abbiamo un muro, ci abbiamo un ministero, cioè ci abbiamo una regione, ulteriori 400 disoccupati nella regione Lazio da far data dal 1 gennaio, e poi non interessa niente a nessuno. Sì, continuiamo a fare fronte, facciamo il fronte unico, però dobbiamo vedere pure che è il sistema che fa schifo. Grazie Assunta Linza, grazie.